L'ebraismo italiano aderì senza riserve al programma risorgimentale, portando un sostanziale contributo alla lotta per l'indipendenza italiana. Così pure l'opposizione al regime fascista fece parte di un'opposizione politica non perché ebrei, anche se la persecuzione ebraica fascista ci fu, seppure non paragonabile a quella nazista dei campi di sterminio con il relativo olocausto. Ecco fatto. Pronto? Ebrei in camicia rossa, dal risorgimento alla resistenza, è la mostra inaugurata all'ex sinagoga di Monte San Savino. Ed è oggi la prima volta, diciamo, che questa mostra e questa storia si unisce anche con quella che effettivamente è la storia della comunità ebraica italiana, in particolar modo la comunità ebraica di Monte San Savino. Quindi essere qui oggi nella ex sinagoga di Monte San Savino, diciamo, è un onore particolare di cui davvero siamo grati a tutti quelli che l'hanno reso possibile. È quindi una mostra dedicata sì agli ebrei, ma non come questione ebraica, perché per Garibaldi, tra l'altro, non esisteva una questione ebraica, ma come testimonianza della presenza che la minoranza ebraica ha rappresentato nel nostro paese, mettendo in risalto come essa fu un tutto omogeneo con i non ebrei. E Garibaldi ha sempre creduto in questo, anche prima dello Statuto Albertino, che porta all'integrazione de iure e de facto della comunità ebraica che in realtà già esisteva. Un'esposizione a cura dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini e dell'Associazione Savinese Amici di Salomon Fiorentino. Un percorso che parte dal risorgimento italiano per la liberazione da regimi retrogradi e oppressivi sino alla lotta della resistenza di liberazione, ancora una volta da regimi dittatoriali che opprimevano l'intera Europa. Non si può dimenticare il contributo ebraico alla resistenza, più come italiani che come ebrei. Considerando che l'Italia era la loro patria, Mario Jacchia, che qui vediamo in questi quadri, Franco Cesana, Rita Rosani e i nostri conterranei in Arezzo, Eugenio Calò, ucciso a San Polo, Funaro, Sadun e Gottschalk, che sia stata la guerra in montagna o la guerriglia urbana, è una testimonianza di uno sguardo sempre al di là dell'orizzonte di vicende personali. L'ebraismo italiano aderì senza riserve al programma risorgimentale, portando un sostanziale contributo alla lotta per l'indipendenza italiana. Noi a volte ci chiudiamo dentro l'appartenenza a qualcosa, può essere l'appartenenza nazionale, può essere l'appartenenza a una comunità religiosa. Le figure che sono qui raffigurate, gli scritti, ci dimostrano che si va oltre, c'è la possibilità di andare oltre, di condividere con altri un ideale che va oltre appunto l'appartenenza a una comunità religiosa, a una comunità nazionale, e lo dimostrano appunto gli ebrei che sono qui ricordati, che hanno condiviso gli ideali del risorgimento, hanno condiviso il senso del dovere di difesa della patria, hanno condiviso il moto di libertà che poi ha portato alla liberazione del nostro paese.